Buongiorno e buon anno a tutti. Siamo a Galafai, Orzulei, la vigna di Pinot Noir. Ricominciamo i primi di gennaio, ricominciamo, c'è un freddo cane tra l'altro, ricominciamo insomma, l'annata con la potatura secca. Questa è una vigna che stiamo allevando a Guyot, quindi vediamo un pochettino come siamo a questo punto dell'allevamento. Questo è un caso di pianta allevata a Guyot. In questo caso noi possiamo sviluppare la pianta sia Guyot singolo che Guyot doppio. Come facciamo? L'anno scorso abbiamo lasciato due speroni, okay? Con una gemma di riferimento per la continuità più una. Una gemma di riferimento per la continuità più una. Okay? Adesso quest'anno dobbiamo svilupparla, quindi ramificare. Cosa facciamo? Cominciamo a controllare quali sono le uscite. Una è questa e l'altra è questa. E individuiamo le gemme di riferimento. Una gemma di riferimento più una, e quindi posso tagliare qua, oppure una più una e posso tagliare qui. Però in questo caso queste gemme sono ben sviluppate, quindi taglio qua. Ok? Questo lo rifilo. E questo è il mio sperone di continuità per l'anno prossimo. Idem da questa parte, questo è il secco. Una gemma di riferimento più una, ma sono molto attaccate, oppure una più una e taglio qua. Ok? A questo punto sono fatti gli speroni per la continuazione dell'anno prossimo. Elimino il capo a frutto che ho prodotto l'anno scorso, facendo un taglio che lasci un'abbondante dose di legno di rispetto. Questa è raffia naturale, quindi la elimino, la taglio. La butto, la lascio nel terreno perché non inquina, e a questo punto ho i due capi a frutto che posso lasciare entrambi. Se voglio fare un goyo singolo, avendo cura di orientare sempre il capo a frutto in una direzione di piegamento dello stesso e non assecondando la naturale predisposizione della pianta, per intenderci, se il capo a frutto parte da qua e va così, la predisposizione naturale sarebbe di piegarlo da questa parte. Okay? Invece io de decido di fare una piegatura appunto a piegare, e lo piego facendo attenzione a non rompere il tralcio. Poi questo lo legherò con la raffia naturale e dall'altra parte faccio la stessa identica cosa. Elimino i viticci, taglio un pezzo. Ok, anche qua piego in modo da non. Perché, allora, quindi in questo caso sto sviluppando un guyot doppio. Cos'è che mi impedisce però di andare avanti in questa soluzione di guyot doppio? Perché qua io ho un altro tralcio che viene, quindi rischio che i due tralci si affastellino. Quindi elimino questo qua. Se non avessi questo, terrei il guyot doppio per avere una maggiore produzione. Ma siccome, a parte il fatto che la pianta è giovane, quindi in questo caso è meglio lasciare un numero minore di gemme, quindi siccome poi a rischio un affastellamento di gemme con la pianta che sta, sì, poi lo leggo, con la pianta che sta a fianco, questo qua lo elimino. Ma non taglio qui, bensì taglio qua sopra. Lascio un'adeguata porzione di legno di rispetto e in questo caso ho il guyot singolo. Adesso questo lo piego, come abbiamo detto prima, e siamo a posto. Sì. Ok, quindi piegatura e potatura effettuata. Questo è un caso interessante perché si vede qua cosa succede quando si lascia un moncherino troppo corto.
Vedete, qua ho lasciato uno sperone dell'anno scorso. Evidentemente non potevo farlo perché si era rovinata la gemma o deve essere successo qualche cosa. Comunque ho lasciato un moccherino troppo corto con una gemma di riferimento più una. Però si è formato una specie di bozzo qua. Quindi io qui non vado più da nessuna parte ormai. Per cui questo moccherino ormai lo devo sacrificare facendo che cosa? Salvando una gemma di riferimento più una che non si vede che è qua su. Ma prendendomene un'altra più una e tagliando qui. E quindi questo qua rappresenta il mio sperone per l'anno prossimo. Questo lo elimino perché non mi serve a niente, non va più da nessuna parte ormai. A parte che è debole. Qua sono costretto a fare anche un taglio non perfettamente, diciamo, perpendicolare all'asse. Quindi uno sperone l'ho individuato. Qua invece sono più tranquillo perché avevo uno sperone lasciato con una gemma di riferimento più una che hanno sviluppato i tralci. Adesso ne individuo una più una questa qua, ma ovviamente cadrei nella stessa situazione di qua. Quindi ne lascio in realtà una più una di riferimento e taglio qui. A questo punto ho individuato due speroni che mi danno la continuità per l'anno prossimo. Posso eliminare il capo a frutto dell'anno scorso facendo un taglio qua, che lascia un'adeguata porzione di legno di rispetto. Qua tolgo questo lo tolgo e lo metto in tasca perché cosa mi serve per legare? Ovviamente, quindi questo lo elimino. Questa invece è raffia con cui ho legato il capo a frutto naturale, quindi la posso lasciare per terra. E questo a questo punto rappresenta il mio capo a frutto che piego nella direzione, questo è il secco, lo elimino, che piego nella direzione opposta alla sua naturale predisposizione, cioè quindi non verso la mia destra o verso la sinistra come voi vedete nel video, ma dall'altra parte. Tolgo la femminella, viticci. Piego facendo attenzione, oggi è una bella giornata umida, quindi le piante non si stressano. Quindi in questo modo piego e ho ottenuto gli speroni e il capo a frutto per l'anno prossimo. Questo è un caso particolare perché non tanto non è non perché ci siano cose diverse, però è una situazione che è successa. Allora, l'anno scorso abbiamo lasciato un moncherino, gemma di riferimento più una, gemma di riferimento più una. Uno dice sì, no, ma sbagliato perché questo va bene su e giù. No, in realtà questa qua si è solo piegata. E quindi anche a me stava venendo il dubbio. Quindi in realtà è corretto. Gemma di riferimento più una. Quindi questo qua è il tralcio che ho lasciato che mi servirà quest'anno da poter scegliere come capo a frutto. Ed è questo quello che sceglierò come capo a frutto. Perché? Adesso lo metto qua così lo faccio vedere bene. Metto. 1 più 1, 1 più 1, questo no, via, non ci serve. Sceglierò questo perché questo qua è debolino, molto debole, non serve, non ci serve. Quindi questo già so che non mi servirà. Quindi scelgo le uscite per l'anno prossimo. Questo è un po' infelice, ma non importa perché c'è una gemma di riferimento qua più una e taglio qua. Questo lo elimino e ho fatto lo sperone per l'anno prossimo. Anche se è un po' debolino questo, devo dire la verità, però vediamo cosa succede. Idem, gemma di riferimento più una, taglio, e sono gli speroni per l'anno prossimo. In questo caso non si pone il problema se fare guaio singolo o guaio doppio, perché ripeto, questo è molto debole, quindi questo lo elimino e lo taglio qua su. Questo mi si seccherà, l'anno prossimo lo elimino. A questo punto ho individuato le uscite per l'anno prossimo, elimino il capo a frutto che ho prodotto, taglio qua sopra. Elimino, questo adesso lo pulisco, questo ho scelto appunto il mio capofrutto, non per l'anno prossimo, con l'anno prossimo io intendo stagione prossima, perché il mio capofrutto che piego opportunamente, facendo una piccola, con una piegatura non troppo
dolce ma un po' decisa, ma non troppo, in modo che non strappi. Questo a questo punto lo elimino, poi questo lo legherò e quindi è stata effettuata la potatura di produzione di quest'anno. Questo è un caso in cui facciamo un guaio doppio. Abbiamo lo sperone lasciato l'anno scorso con una gemma di riferimento più una, gemma di riferimento più una che hanno lasciato i tralci. Questo era un tralcio di riserva e quindi lo elimino. Adesso non mi serve più. A rigore il tralcio di riserva dovevo eliminarlo per ultimo, ma insomma sono abbastanza sicuro. Quindi cosa dobbiamo eliminare? Dobbiamo trovare adesso le gemme che ci garantiscono la continuità per l'anno prossimo. Quindi una più una, taglio qui, perché sono abbastanza ben sviluppate. Non ho problemi o di affastellamenti o di blocchi strani o di impedimenti. Una più una, taglio qua. E quindi ho le uscite per l'anno prossimo. Adesso posso scegliere se fare un guaio singolo o un guaio doppio. In questo caso, siccome non ho piante a fianco e quindi non ho problemi per quanto riguarda questo è il secco, non ho problemi per quanto riguarda la produzione problemi di affastellamenti, diciamo. Cosa faccio? Intanto elimino il capo a frutto che ha prodotto l'anno scorso, che è questo. Taglio qua, lasciando una adeguata porzione di legno di rispetto e poi faccio un piegamento per un guaio doppio. Poi naturalmente verrà legato uno da una parte. Qua in questo caso ho il palo, ma non importa, non succede niente. Elimino vitici e femminelle, idem da questa parte. E ho un bel guaio doppio ramificato, pronto per l'anno prossimo, anche per quest'anno e per l'anno prossimo. In questo caso è un caso di scuola, questo è il secco dell'anno scorso. Abbiamo lasciato una gemma di riferimento più una che ha fatto due tralci, una gemma di riferimento più una che ha fatto due tralci. Adesso dobbiamo scegliere, dobbiamo, come dire, proseguire con la ramificazione. Quindi scegliamo la prima gemma di riferimento verso il basso più una. Questo è un candidato capo a frutto. Da questa parte lo stesso, gemma di riferimento più una, ma sono attaccate, quindi 1 più 1 e togliamo qua. Una volta che abbiamo scelto gli speroni per la ramificazione, quindi per allargarci, possiamo eliminare il capo a frutto che ha prodotto l'anno scorso, che è questo qua. E non tagliamo qui ovviamente, ma tagliamo un po' più in alto, lasciamo un adeguato legno di rispetto. Questo lo togliamo. Quindi questo lo eliminiamo. Anzi, lo togliamo proprio così, vediamo come pieghiamo. E a questo punto dobbiamo scegliere il capo a frutto. Quale scegliamo? Questo lo facciamo guaio singolo. Quale scegliamo? Questo, questo, questo qua, perché ha un migliore vigore. Quindi questo qua lo tagliamo, non lo tagliamo radente, ma lo tagliamo con un adeguato legno di rispetto perché formerà il moncherino. E questo è il nostro capo a frutto per un guaio singolo che si sta avviando alla ramificazione. Al completamento della ramificazione. Naturalmente questo poi andrà legato. Evitiamo di fare piegamenti troppo stretti
stretti ma anche troppo larghi, quindi deve essere un arco abbastanza stretto senza avere problemi. Ok, e la pianta è potata. Dai, ultimo esempio di potatura ramificata su un guyot Pinot Noir. Quindi, come negli altri casi, abbiamo da individuare innanzitutto le uscite per l'anno prossimo, che danno la prosecuzione del percorso della linfa, quindi la ramificazione. Quindi qua c'è una gemma bassa più una, ma sono molto attaccate, quindi sono inutili. Una più una e taglio qua. Ho individuato il primo sperone. Secondo sperone, una più una. Una più una e taglio qui. E questo è il secondo sperone. A questo punto individuo il capo a frutto. Voglio fare un guyot singolo. Prima di individuare il capo a frutto, quindi ho individuato gli speroni, tolgo il secco. E devo ricordarmi una cosa importante. Allora, il capo a frutto potrebbe essere questo. Questo però è debole. Quindi sicuramente scelgo questo qua. Una volta che individuo il capo a frutto, cosa devo fare? Devo tagliare il legno. Attenzione, questo è il legno di 3 anni. Perché? 1 anno, 2 anni, 3 anni. Quindi devo lasciare un'adeguata porzione di legno di rispetto. Qua l'internodo è molto lungo, quindi lo taglio qua su. Elimino quindi il capo a frutto che ha prodotto l'anno scorso. Pulisco quello che ho individuato come futuro capo a frutto, che è questo qua, lo pulisco dal vitice e le femminelle. Posso eliminare questo capo, questo diciamo potenziale candidato a capo a frutto, tagliando non qui naturalmente ma qua su, quindi lasciando un adeguato legno di rispetto sul legno di 2 anni. E a questo punto questo lo posso piegare tranquillamente per produrre. C'è un po' di vento, abbiate pazienza, ma è normale, in questa stagione siamo in inverno, quindi, anzi oggi è anche una bella giornata, per cui insomma non ci lamentiamo troppo. Ecco qua, quindi faccio una piegatura non troppo dolce, perché comunque ci vuole una piegatura un po' forte in modo che poi ci sia uniformità di germogliamento lungo il tralcio. Lo piego qua, per ora lo arrotolo, lo taglio diciamo qui. Lo arrotolo e dopodiché lo legheremo con la raffia naturale. Quindi insomma questa è la potatura di un guyot, diciamo nello sviluppo della ramificazione. Questa è una vigna, ricordo, piantata nel 2017, quindi insomma stiamo procedendo passo passo per quanto riguarda la potatura ramificata. Ci sono delle persone che chiedono: ma perché lasci due speroni? Intanto non è che li lascio io, come ho già avuto modo già di dire altre volte, io seguo un metodo che è il metodo della potatura ramificata, che è stato diciamo non inventato ma comunque codificato, studiato e ragionato da Simone Tessier, che non ne faccio un mistero, e anzi gli sono grato perché mi ha aperto la mente, e trovo che questo sia un metodo di potatura che dà una discreta sicurezza sul proseguimento della vita tranquilla delle piante, delle nostre viti. Quindi i due speroni, dicevamo, li abbiamo lasciati perché in questo modo la linfa può scorrere e non abbiamo la formazione della testa di salice, quindi abbiamo invece nel corso degli anni si formerà del legno sempre più grosso, che però tenderà a svilupparsi da questa parte con diciamo una specie di corna. E che garantirà comunque sempre il costante afflusso di linfa. I tagli verranno fatti sempre dall'alto e quindi la linfa potrà sempre scorrere sugli speroni che man mano nel corso degli anni individueremo. Io mi trovo bene e sono molto contento di utilizzarlo. Quindi potatura ramificata, potatura guyot singolo o doppio per la vigna di Galafai, da cui esce. Stiamo già producendo una piccola quantità di Pinot Noir, questo è un Pinot Noir che si chiama Monsieur Pinot, e quindi appuntamento al germogliamento, a vedere cosa succede. Ok, alla prossima, ciao!